su un altro, è un altro, su un altro piano siamo qua. Quando io ho costruito questo tamburo, un po' si vede contro luce, dentro ci sono delle sfere di metallo piccole, e c'è chi lo fa con delle, come si dice, delle sfere di plastica, delle conchiglie, dei sassolini, però diciamo che a me piace questo tipo di suono, quindi io e Alessandro Perego abbiamo deciso di prendere questo tipo di sfera. E niente, sono proprio noi, quando si costruiscono questi strumenti, si parte proprio da zero, cioè dalla scelta della pelle. Questa è una capra albina. E poi ci sono naturalmente dei rituali, diciamo, di ringraziamento per la pelle e anche di lavorazione della pelle stessa prima di essere tagliata e forata, misurata quindi e lavorata per la costruzione proprio dello strumento stesso. Ed è anche quella è una bella meditazione, un bel esercizio di presenza, perché fare questi lacci da una pelle intera, sì, insomma, io ero molto concentrata in quel momento, proprio le altre partecipanti a questa costruzione erano impegnate nella costruzione del loro tamburo, e una mi è venuta a chiedere una cosa, mi hanno poi riferito dopo, perché io ero talmente presa dal mio lavoro che non ho neanche sentito, non l'ho neanche vista. Cioè, se non mi avessero detto, guarda che lei è venuta a chiederti questa cosa alla sera, io non mi raccordo di nulla, ero talmente presa dal mio lavoro. Ma c'era un motivo perché tu hai dovuto costruirlo da solo invece di andare a comprare uno già fatto? Sì, beh, certo, nel senso che è facilissimo digitare su Amazon o qualsiasi altro sito, però io non mi interessa questo tipo di approccio. E quando io sono questo tamburo oceanico, c'è veramente tutta la mia storia, cioè, ci sono io qui dentro. Io e il momento in cui è stato costruito, quindi anche tutte le energie delle persone che erano lì con me e che erano intente a costruire la loro opera. Ecco, quando ho bisogno di uno strumento, spesso me lo costruisco, se posso. Ovviamente uno shruti box non lo posso costruire, lo devo acquistare. Però, per esempio, nello stesso modo, io ho questo suono, questo flauto, Bansuri, che è un flauto indiano, e che ho acquistato da un mio amico. Acquistato, me l'ha praticamente fatto per me. Questo è il flauto, me l'ha costruito Jacopo Pacifico, che è un suonatore meraviglioso di Bansuri, si è laureato in India, a Varanasi, e quindi è un grande conoscitore di questa cultura e praticante, perché è un grandissimo interprete di questo strumento e costruisce pure. Quasi diversi strumenti, ci sono dei momenti in cui tu decidi di suonare uno piuttosto di un altro, oppure è a caso? No, il caso per me è un concetto che proprio non esiste, e quindi c'è una tecnica, diciamo,
per capire che cosa devo suonare e che cosa devo fare in quel momento e della presenza. E io sono in totale ascolto e sono completamente a disposizione dell'esigenza del momento ed è in quel momento che io scelgo di suonare uno strumento piuttosto che un altro. Lo strumento compresa la voce, voglio dire. Diciamo che ci sono degli schemi, a volte ho partecipato a questi concerti meditativi in olodiffusione, cioè con delle cuffie che trasferivano proprio delle tracce sonore su cui io e i miei colleghi di quel momento lavoravamo live. Ecco, quindi erano concerti molto particolari e noi lavoravamo con un cronometro, quindi al tal minuto dovevamo tirare fuori questo strumento, eccetera. E lì c'era un argomento. L'argomento poteva essere Gaia, cioè la Terra, poteva essere il vento. E altri argomenti. Allora lì è chiaro che hai una scaletta ben precisa. Quando invece ti occupi di meditazione, puoi avere una scaletta, e seguire in linea di massima, ma molto spesso, diciamo, all'inizio di questo mio percorso mi è capitato proprio di cambiare completamente programma, ecco. Quindi, io dico sempre che la tecnica che io uso è proprio quella della presenza, la presenza, l'essere nel qui e ora in totale ascolto proprio, e poi lasciarsi proprio guidare e lasciare che la vibrazione arrivi prima, che poi tu la. Le dai la possibilità di le dai una voce, ecco, una voce attraverso gli strumenti e quello che decidi di fare. Grazie, grazie a te.